thank <laughs> you ad conditionem certam perveni viris mias in gravescente etate non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum. Bene consensum hoc monus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequiti bere, sed non minus patiendo et orando. Attamen, in mundu nostri temporis, rapidis mutationibus subiecto, et questione vos mani ponderis pro vita fide perturbato ad navem sancti Petri gubernandam et ad annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitatem iam administerem iacomissum bene administrandum an josere debiam Quapropter bene consus pontes hos actus plena libertate declaro me ministerio episcopi Rome successori sancti peti vi per manus cardinalium di undivicissima Aprilis bis millesimo quinto commissum renunciare ita da die vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo hora vicesima sedes Rome sedes sancti peti vacet ed conclave ad dicendum novum sum pontificem apis quibus competit convocandum esse ben trovato al pubblico di Valeria in questo speciale in questa speciale puntata che vogliamo dedicare a benedetto XVI. ci teniamo subito a dire che benedetto XVI non è morto ha soltanto dato le dimissioni quindi noi Vogliamo in questo modo cercare anche di raccontare questi otto anni, circa otto anni di pontificato nel nostro modo, nel modo consueto di Valeretro, e cioè quindi di analizzare il pontificato di Benedetto XVI, le sue omelie, i suoi Angelus, i suoi discorsi che ha fatto, in cui spesso e volentieri ha parlato e del diavolo e dell'inferno. Per questa occasione, un'occasione veramente speciale, non potevamo che portare in studio don Gabriele Amort, il famoso esorci esorcista. E anche adesso scrittore, visto gli ultimi successi editoriali insieme al collega Paolo Rodari. Don Amort, innanzitutto grazie per essere qui. So che è stata anche sofferta questa scelta, vista, visto insomma, un po' la sua salute precaria, e ovviamente questo eh, ci dispiace, ma ci rende contenti insomma, di poterle parlare così, eh, viso, eh, faccia a faccia, per intenderci. Don Amort. Benedetto XVI ha deciso di dimettersi, di dimettersi, non ci interessa entrare nel merito, non è ovviamente compito nostro, vogliamo soltanto insieme a lei tratteggiare quel filo conduttore che lega Benedetto XVI alla figura del diavolo. Tante volte lui ne ha parlato, tante volte è entrato nei dettagli, soprattutto per quanto riguarda per esempio il Giuda, il, il Giuda dei Vangeli che, ha, tra, che ha, tra, ha trattato in modo molto particolare. Qual è la sua opinione su Benedetto XVI e la figura del diavolo? Benedetto XVI, naturalmente, come rappresentante di Cristo, come capo della Chiesa, non poteva non parlare di quello che è il nemico numero uno. Ci sono certe realtà. Certi argomenti fondamentali nella vita umana di cui non si può non trattare, anche se il mondo d'oggi vorrebbe non parlarne. E infatti del diavolo si parla pochissimo. Si parla pochissimo. Perché, secondo me, se ne parla troppo poco del diavolo? Se ne parla poco perché dà fastidio, se ne parla poco perché non ci si crede. Se ne parla poco perché si pensa che sia inutile parlare del diavolo. Mentre invece è straordinariamente utile, direi è assolutamente necessario. Io, Dio piacendo, in questi pochi minuti in cui siamo insieme, cercheremo di darne anche i motivi. Quali sono gli argomenti fondamentali della vita umana su cui non si può transigere? Primo argomento, Dio, tutto parte da lui, se non si parte da Dio crolla tutto, non sta in piedi l'uomo, non sta in piedi la famiglia, non sta in piedi il creato, non sta in piedi la società e non sta in piedi neanche Satana, perché tutto è stato creato da lui. Un secondo argomento, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, colui che ha ricostruito il piano creativo di Dio che Satana ha tentato e tenta di distruggere. Però perché dona a morte? Spesso Gesù Cristo, no? in quello che noi conosciamo come i Vangeli, i Vangeli canonici, eh, 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 come dire, una sorta di, eh, viene interpretata la, il rapporto Gesù Cristo-Satana come metafore, Cioè, secondo alcuni, Gesù Cristo, quando parla del diavolo, è come se parlasse di una metafora, cioè come per intendere non è Satana, ma è il male assoluto. È così, secondo lei? Non è così e lo vedremo. Lo toccheremo con mano proprio questo argomento, come mai non si tratti del male in generale, ma si tratti di una persona, perché Satana è un essere personale. Aggiungo anche che oltre a trattare di questi argomenti Dio, Gesù Cristo, Satana, non posso non accennare a meno a un altro argomento, Pure fondamentale che è l'inferno, anche dell'inferno si parla poco, non se ne vuole parlare. Non ci si vuole credere, perché credere alle cose che scocciano dispiace. Ma forse sì. perché è visto come una sorta di superstizione visto come una superstizione, visto come una favola, qualcosa per spaventare i ragazzini, visto come un gioco, visto non come un qualche cosa di tremendamente reale, così tremendamente reale che la vita umana ha un fine, uno scopo, intanto la vita umana è eterna. Ecco la prima verità. Noi non viviamo solo su questa terra, poi con la nostra morte entriamo nell'eternità, eternità che non finisce più. E l'eternità lascia stare il purgatorio che è un luogo di passaggio. L'eternità si divide in due parti, o il paradiso o l'inferno. Non si scappa. O il paradiso o l'inferno. E il Papa ha subito toccato questo argomento quando, già prima di essere Papa, ha incominciato ad occuparsi di quei ritocchi che bisognava dare a certi testi anche ufficiali della Chiesa. Qui prendo uno dei testi principali, il Padre nostro. Cioè il Padre nostro? Tutti ci siamo accorti da vecchia pezza da tanto tempo che ci sono, alla fine del Padre nostro, due traduzioni sbagliate. Quali sono? Non ci indurre in tentazione. San Giacomo dice Dio non induce in tentazione nessuno. È il demonio che ci mette in tentazione. Dio mai? Per cui. Viene corretto ancora se non è entrato ufficialmente, viene corretto fa che non cadiamo nelle tentazioni. dacci la forza di resistere alle tentazioni. Questo è il significato delle parole di Gesù. Ma poi c'è l'ultima frase che è tremenda. Liberaci dal male, Liberaci dal male. E qui. Il Papa allora non era ancora Papa, ma subito si è messo contro questa cattiva traduzione. Perché male non è nel testo ufficiale così, il male. Quindi il Papa ci dice nel Catechismo della Chiesa Cattolica, a cui lui ha tanto collaborato, non è il male in senso in generale. Male è un essere personale. La Bibbia lo chiama normalmente maligno e anche in questo caso la vera traduzione è liberasi dal maligno. Però aggiunge il Papa, intensificando ancora di più il senso di questa espressione, è detto in senso personale ossia la persona di Satana. E allora noi vediamo subito una presa di posizione detta dal Papa già nel darci il Padre nostro. Incomincia con una parola, termina con una parola, incomincia con la parola Padre, termina con una parola. Satana! Benedetto XVI non è solo il Papa della mitezza. Nel suo pontificato, durato poco più di otto anni, il fine teologo ha parlato più volte del demonio. Durante gli Angelus, o nelle catechesi dell'udienza, negli incontri pubblici, Benedetto XVI ha parlato di Satana. Non è un caso che padre José Antonio Fortea, il più famoso esorcista spagnolo, ha definito Papa Ratzinger come il Papa che nell'età moderna più ha fatto per gli esorcisti. Proprio lui, l'autore della Summa Demoniaca, un trattato di demonologia e al tempo stesso un manuale per esorcismi, ha affermato che Josef Ratzinger, nel denunciare persistentemente la presenza del demonio nel mondo, vuole avvertire il mondo stesso del pericolo e consentirgli, con l'aiuto di Dio e dei suoi soldati, gli esorcisti, appunto, di scacciare la minaccia che grava su di esso. Nulla di più vero se si considera che un documento del Vaticano del 22 febbraio del 1986, nel quale proprio il cardinale Josef Ratzinger, prefetto del di Castero Dottrinale metteva ordine nei combattimenti contro Satana, ricordando come gli esorcismi possono essere praticati solo dai sacerdoti a tale scopo delegati dal vescovo e che ai fedeli non è lecito usare la formula dell'esorcismo contro Satana e gli angeli apostati. Si tratta di un'antichissima formula che fu resa nota per volontà di Papa Leone XIII. E sempre Benedetto XVI fece scalpore nel marzo del 2007 visitando una parrocchia romana quando parlò dell'inferno. L'inferno esiste, ha detto Benedetto XVI, è eterno ma se ne parla troppo poco. Non è né stagno di fuoco, né fornace ardente, né pianto, né stridore di denti. È semplicemente l'attaccamento al peccato che può condurci al fallimento della nostra esistenza. Ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita da scrittore e teologo, Benedetto XVI ha fatto sentire la sua voce anche contro manifestazioni considerate diaboliche, in modo particolare contro la musica rock, sostenendo nel suo libro Introduzione allo Spirito della Liturgia che il rock è espressione di passioni elementari che i grandi raduni di musica hanno assunto caratteri culturali, cioè di controculto che si oppone al culto cristiano e ancora nel 1996 durante una messa a Roma ha affermato che il rock deve essere purificato dei suoi messaggi diabolici, che il rock duro non è adatto per le chiese e che il rock vuole liberare l'uomo da se stesso nell'evento di massa e nello sconvolgimento mediante l'estasi della lacerazione dei propri limiti, critiche anche poppa a suo avviso oramai non più sostenuto dal popolo nel vecchio senso e da considerare un culto della banalità. Il Papa ha avuto molto riguardo a ritoccare ciò che riguarda gli esorcismi, molto importante. Cosa ha cambiato sostanzialmente? Gli esorcismi. Intanto diciamo subito cosa sono gli esorcismi. Sono quelli poteri, quelle preghiere potenti che il Papa ci ha dato e lui è Gesù Cristo che ha dato la potenza a questa preghiera, a queste preghiere, il potere di vincere Satana, di cacciare via Satana. Quando ha detto Marco 16, 17, coloro che credono in me Occorre fede in Gesù Cristo, se no non conta niente. Nel mio nome cacceranno demoni. Con la forza del nome di Gesù, ognuno di noi ha il potere di cacciare i demoni. Aggiungo, sottolineo, ognuno di noi, non soltanto gli esortisti. Allora qual è la differenza Colo... però? Padre Amorte, perché lei può fare come sacerdote esorcista delle cose e io laico, eh, che non sono consacrato, non ho, fatto il voto, non ho ricevuto il sacramento dell'ordine, non posso fare delle altre? Qual è la differenza? Anche lei ateo può cacciare demoni. La differenza è questa, che quando la Chiesa nel IV secolo in pratica ha istituito il sacramentale dell'esorcistato che prima non esisteva e tutti uomini, donne, giovani, adulti, se se la sentivano, cassavano i demoni e ancora adesso gli ortodossi non hanno mai accettato il sacramentale dell'esorcistato, ritengono che chi se la sente lo ritengono un carisma personale, chi se la sente può cassare i demoni. Anche se in pratica la gente, quando ha bisogno di un esorcista di cacciare i demoni, si rivolge ai conventi. Tutti i conventi, tutti i monasteri hanno almeno un esorcista. E nella Chiesa ortodossa cercare un esorcista è come da noi andare in un santuario mariano e suonare il campanello per chiamare un confessore. È una cosa semplicissima. Mentre da noi, purtroppo, per motivi che diremo, per secoli e secoli di abbandono, è diventato un problema di Stato. Quando uno ha bisogno di un esorcista, è diventato un problema di Stato andarlo a trovare. Pochi, pochi e molte volte mal preparati. Ecco. Il nuovo catechismo ha allargato la, al massimo il fronte della lotta contro Satana, perché ha tenuto conto che Satana non ha solo il potere di cui si era tenuto conto prima, il potere di possedere le persone, il possesso di una persona, cosa straordinaria che non è neppure l'attività principale del demonio. L'attività principale del demonio è tentare l'uomo al peccato, portarlo al peccato, portarlo lontano da Dio e tirarselo all'inferno. Questa è l'opera principale del demonio a cui tutti siamo soggetti. Tante volte mi hanno chiesto la mia memoria e la Mariologia se anche la Madonna è stata tentata dal demonio. Certo. Quando, dalla nascita alla morte, anche è, diverso, Gesù Cristo, è diverso dal peccato originale, ovviamente la tentazione del demonio. Questa è l'azione ordinaria del demonio, però il demonio ha anche questa azione straordinaria, eccezionale, di poter possedere le persone e si era fermato il rituale degli esorcismi a liberare le persone che venivano possedute dal demonio, ossia in cui il demonio entrava con la sua forza spirituale. Il demonio è un essere spirituale, non è corporeo come noi, quindi non è un uomo che entra dentro un altro uomo, è una forza spirituale che entra dentro un uomo e lo comanda e lo comanda perché quando il demonio possiede una persona si serve delle membra della persona che va in trans non è più padrona di sé si serve della sua bocca per parlare ecco che può essere poliglotta può dire le cose nascoste segrete si serve delle sue membra ecco perché può acquistare una forza immensa, una forza assolutamente inumana, può fare cose che nessun altro potrebbe fare, per esempio camminare sui muri, per esempio strisciare per terra come una biccia. Lei l'ha altro... vista queste cose, non è morto? Le ha viste queste cose? Le ho viste e le vedo da 27 anni, sono 27 anni che a tempo pieno faccio esorcismi. E queste cose le ho viste anche se, ripeto, rare. La possessione totale del demonio su una persona è un fatto raro, che può dipendere da vari fattori, che volendo potremo anche dire. Però ci si era dimenticati che il demonio ha delle azioni immensamente più vaste. E che può esercitare su un sacco di persone. Quindi non più solo la possessione diabolica, ma il disturbo diabolico, quello che noi chiamiamo la vessazione diabolica. Il demonio può disturbare sotto mille aspetti, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista. Del lavoro, da un punto di vista della salute, da un punto di vista sentimentale, può rompere matrimoni, può combinarne altri, eccetera, da un punto di vista degli affari, anche dello stato di casa, può disturbare una costruzione, una casa, un animale, un oggetto, ha tanti altri poteri che non sono soltanto il potere. Di possedere la persona. Ecco che allora, allora era non ancora Papa, però era detto a capo di questa riforma del rituale. Il Papa ha aggiunto che si possono fare gli esorcismi non solo nei casi di possessione diabolica, ma anche in tutti i casi di disturbi causati dal demonio e questi casi sono moltissimi e oggi la gente non crede al diavolo ma questi disturbi altro che se ci crede perché perché se li va a cercare e quindi sono diventati comunissimi e la gente allora cosa fa? va dai maghi va dai cortomanti da coloro che si autodefiniscono esorcisti o si autodefiniscono carismatici mentre non hanno nessun carisma e nessun potere dai fanfaroni dai charlatani e aggiungo in mezzo a questa assemblea ci sono anche quelli veramente schiavi di satana ci sono maghi cartovanti eccetera veramente schiavi di Satana che ottengono questi effetti negativi sulle persone, malattie, per esempio uno dei massimi esorcisti era tanto amico mio, deceduto qualche mese fa, padre Matteo Lagrua, esorcista siciliano però direi con una fama mondiale, lui ha visto e ha preso nota che il demonio può influire anche sulle malattie, perché si era accorto che facendo le preghiere di guarigione molte volte la gente non guariva, molte volte le preghiere erano inefficaci, perché? Perché dice qui c'è un impedimento. E allora come facciamo a vincere questo impedimento? Noti è che lui, non è stato lui, ognuno ha un suo, ogni esorcista ha un suo itinerario. Certo. Lui prima faceva solo le preghiere di guarigione. Poi quando si è accorto che c'erano degli impedimenti... Per cui queste preghiere non riuscivano, ha capito: qui c'è un impedimento. E allora ha incominciato a fare, prima della preghiera di guarigione, la preghiera di liberazione dal demonio. E ha visto che in questo modo la gente guariva. La gente guariva. E ha visto come il demonio, o in ogni epoca, si attacca anche a forme particolari di mali e come nella nostra epoca ha un grandissimo, fa un grandissimo uso di un male che tutti conosciamo e che si chiama cancro. addirittura. Il mio grande maestro d'esorcismi di cui è introdotta la causa di via, di via, via. Di Padre, Candido. Padre Candido, esorcista per 36 anni alla, alla Scala, Scala Santa, Santa, che io ho avuto il grande dono di avere come maestro, ma tante volte ha liberato dal cancro, specie dal cancro al, alla testa, al cranio, ha liberato delle persone e ha avuto anche qualche caso qualche caso in cui dei medici hanno fatto delle figure barbine cioè il cancro era, era il frutto di un disturbo diabolico? era frutto di un disturbo diabolico e lui aveva visto lui distingueva se era un male naturale ci pensano i medici se era un disturbo di carattere malefico allora lì si vuole l'esortista ha avuto qualche caso in cui i medici dicevano: Qui ci vuole l'operazione al cervello e lui invece vedeva: no, questo non è un male naturale, questo è un male malefico. I dottori qualche volta hanno voluto fare l'operazione al cervello e non hanno trovato niente, hanno visto che aveva ragione padre Candido e che non c'era nessun tumore al cervello. Il demonio fa grande uso di dare mani malattie e al giorno d'oggi si accanisce in particolare col cancro, anche con altre malattie, le, le può dare un po' tutte. Però padre, allora, padre, eh, padre Gabriele, quindi... Arriva, anzi, da cardinale il Benedetto XVI mette mano al Padre Nostro, mette mano al catechismo, al catechismo della Chiesa Cattolica estende, e agli esorcismi. Estende l'uso dell'esorcismo non solo nei casi di possessione diabolica, ma in tutti i casi che noti sono più del 90%, in tutti i casi di disturbi causati dal demonio dove non c'è la presenza del demonio e noti anche una difficoltà maggiore in cui si trova l'esorcista, perché quando c'è la presenza del demonio c'è anche la possibilità che l'esorcista obblighi il demonio a parlare e che ci sia dialogo tra l'esorcista e il demonio. Tenendo presente che il demonio è un gran falsario, tenendo presente che il demonio è un bugiardo. Ma alle volte, comandato nel nome di Cristo, è costretto a parlare ed è molto importante per demolirlo, costringerlo a parlare. Per esempio, il demonio fa di tutto per stare nascosto, anche quando è presente. Cerca ad esempio di apparire come una malattia naturale. Abbiamo anche quel caso del Vangelo, del giovane ai piedi del tabor che faceva dei gesti, si rotolava per terra, vomitava, eccetera, come se fosse un epilettico. Il demonio cercava di passare per epilettico perché non venisse riconosciuta la sua presenza. Gli apostoli lo riconoscono, però non riescono a liberarlo. Gesù viene e lo libera perché c'era la presenza del demonio. Il demonio cerca di nascondersi. La prima cosa che il demonio con grande fatica confessa è il suo nome. Perché è così importante sapere è il nome? È importantissimo perché quando il demonio è costretto a confessare il suo nome ed è già una mezza vittoria perché prima di tutto conferma la sua presenza c'è la certezza che lui c'è poi ci sono anche tante altre certezze i demoni sono tantissimi una volta padre candido il mio maestro ha interrogato col demonio dicendogli quanti siete, e quel demonio con aria ironica, se fossimo visibili oscureremmo il sole, sono miliardi, miliardi, le creazioni di Dio sono un qualche cosa di infinito, basti pensare a un cielo stellato di cui nessuno si è iniziato è in grado di capire quanti miliardi di miliardi di astri ci sono presenti. Nessuno. Ecco che allora uno, quando c'è la presenza del demonio, si può interrogare il demonio. Quando invece c'è un male malefico, non c'è la presenza del demonio, ed è il caso di gran lunga più comune, non c'è questa possibilità di dialogo col demonio e allora fa più fatica l'esorcista a individuare se quel male è veramente un male causato dal demonio o se invece è un male di carattere naturale. E allora c'è la differenza, se un male di carattere naturale va curato per via medico, se invece un male dovuto a un'influenza malefica va curato attraverso l'esorcismo. E anche qui, intendiamoci, mi sono sempre trovato d'accordo con psichiatri. Perché? Perché psichiatra ed esorcista sono due terreni diversi. Ognuno deve stare nel suo campo. Basti guardare la cura. Lo psichiatra come cura, con medicine, con metodi naturali. L'esorcista come cura, con preghiere, con preghiere. Vedete che siamo su due terreni completamente diversi. E allora se ognuno dei due sta nel suo terreno, ci si aiuta reciprocamente. Perché in certi casi... Resta difficile distinguere, specie in casi di mali psichici, se il male è naturale o se il male è malefico. L'esorcista fa di tutto per curare e magari non ci cava niente. Lo psichiatra fa di tutto per curare e magari non ci cava niente e alle volte allora si trovano d'accordo che in questa persona occorre sia la cura del medico sia la cura dell'esorcista. Dell Tornando a Ratzinger, quindi eh, conferma o mette ordine sul rituale degli esorcisti, sul comando da dare. Eh, al demo, direttamente al demonio. E sulla possibilità di applicare l'esorcismo anche ad altri casi che non sono di possessione diabolica. Poi aggiungo gli incontri di Papa Ratzinger Anche questo è tanto importante. Intanto, molte volte ha parlato del demonio. Tantissimi si vedremo. parla così poco. Se ne parla così poco. Molte volte ha parlato del demonio. È tremendo. Noi non ci pensiamo, ma è fortissimo. Molto più intelligente di noi, molto più forte di noi. Se non avessimo la forza di Dio a salvarci, saremmo tutti schiavi del demonio. Il battesimo ci libera già dal possesso di Satana, già se ne libera. Comunque, ne ha parlato tante volte e ha ricevuto fin dall'inizio, divenuto Papa, ha avuto un'udienza pubblica in un periodo in cui noi esorcisti avevamo un incontro internazionale. Chiedo scusa di questo, se volete, piccola vanità, sono stato io a fondare la associazione degli esorcisti, prima nazionale e, e poi, poi internazionale. internazionale, ci si trovava in un raduno internazionale e allora abbiamo chiesto dietro dal Papa, c'è cioè subito è stata data e il Papa si è rivolto a noi con parole di grande, grande incoraggiamento e ha continuato più volte durante Incontri che ha avuto, ha continuato più volte a incoraggiare, incoraggiare l'attività degli esorcisti. Guardate, è un'attività che è stata sospesa per dei secoli. Ecco perché oggi nella Chiesa ci troviamo così male. Ecco perché oggi nella Chiesa c'è un'enorme richiesta di esorcisti e la Chiesa non è in grado. Di soddisfare le richieste perché abbiamo ancora preti e vescovi che non ci credono, preti e vescovi che non ci credono perché, che volete, l'uomo è portato a credere alle cose che si vedono, che si possono analizzare, che si possono controllare col. Tel, col, col, col eh, con i mezzi tecnologici, con anche. le fotografie, tutto ciò che può essere controllato, diciamo da un punto di vista scientifico. Ciò cioè invece che non può essere controllato, l'uomo è piuttosto restio ad accettarlo. Padre Amorte, in chiusura proprio, se eh, dovessimo fare, e eh, non vogliamo farlo, una previsione sul nuovo Papa che a breve sarà eletto. Cosa dovrebbe fare in più eh, che rispetto a Papa Ratzinger non ha potuto fare eh, per questioni di tempo, o per questioni anche di priorità, sempre per quanto riguarda gli esorcisti? Cosa si auspicherebbe lei che il nuovo Papa facesse nei confronti degli esorcisti? Non sono in grado di suggerirlo e nessuno è in grado di suggerirlo per questi motivi. Perché le cose da fare sono tantissime. Ognuno sa una sua sensibilità particolare, ad esempio, San Pio X ha avuto una particolare sensibilità verso il Catechismo, verso la comunione ai bambini, verso la comunione ai bambini, e una grandissima sensibilità verso lo studio della Sacra Scrittura, per dirne una. Ossia, ogni persona ha tra tantissime cose che si potrebbero fare, ha delle sue sensibilità personali. Ecco perché, a mio parere, non è possibile indovinare. Don Amorte, noi la ringraziamo per essere stato qui, per averci raccontato anche le sue impressioni su oh, questo grande Papa, su Benedetto XVI. Ricordo a tutti i nostri telespettatori una cosa fondamentale. Eh, non possiamo ovviamente noi rispondere alle telefonate per coloro che cercano gli esorcisti. Il consiglio che diamo a tutti, a tutte le centinaia di persone che ci chiamano è rivolgetevi alla vostra diocesi, parlate con il vostro parroco. Vi ricordo la replica del sabato e della domenica e ovviamente continuate sempre a seguirci. Grazie ancora e grazie a Padre Amort.